Riccardo, prego. Grazie, buongiorno. Ok, più che di additive manufacturing, adesso andremo a parlare di ottimizzazione topologica, ovvero la generazione di una forma a partire da un volume preassegnato, ecco, diciamo. Quindi noi abbiamo fatto comunque un processo di reverse engineering, ovvero le parti CAD le abbiamo importate, ovvero il progetto è un progetto open source, quello di Poppy, quindi non abbiamo progettato inizialmente noi questa parte. Questo ad esempio è l'avambraccio del robot. Cosa siamo andati a fare in questo particolare use case? Abbiamo definito qual era il massimo volume ammissibile per questo componente e a questo punto, una volta che abbiamo definito i carichi, i vincoli, quindi le condizioni al contorno e gli obiettivi che volevamo raggiungere, abbiamo ottenuto una nuova forma. E questa forma cosa ha comportato? La riduzione delle concentrazioni di sforzo e praticamente la riduzione di peso a parità di resistenza oppure una maggiore resistenza a parità di peso. Quindi i vantaggi sono notevoli e cambiando i parametri è possibile cambiare la forma e quindi avere una forma adatta a ciascun contesto. E adesso vi faccio vedere nel dettaglio quello che ho fatto. Quindi noi praticamente siamo partiti dal pieno per arrivare a una forma nuova. E la logica del processo qual è? Che nella stessa applicazione sono presenti diverse funzionalità, quindi l'integrazione di diverse funzionalità permette di partire dall'idea, quindi da dei requirement che sono stati dati a priori, quindi una resistenza fornita diciamo all'inizio, quindi per dire uno degli obiettivi era quello che questa parte non si rompesse quando andavamo a montarla. A questo punto la parte dell'idea, la parte di testing, quindi la parte della simulazione elementi finiti, quindi per chi conosce l'argomento è la base della simulazione di questo software, tutta la parte di trade-off che occupa molto tempo anche per scegliere qual è la parte migliore, fino ad arrivare al prodotto finito, ovvero la realizzazione che in questo caso è fatta tramite additive manufacturing. Quindi questa slide l'abbiamo già vista e possiamo vedere in questo breve video qual è la logica che sta dietro l'ottimizzazione topologica, quindi è quella di ridefinire una forma per avere o maggior resistenza o minor peso. Quindi possiamo vedere adesso questo robot che inizialmente è tutto fatto con parti originali e poi verrà realizzato con metà parti ottimizzate e metà parti originali, per far vedere la differenza che c'è tra il progetto originale e la modifica che abbiamo apportato. Quindi gli obiettivi, è importante ricapitolarli, evitare le concentrazioni di sforzo, ad esempio in zone dove il materiale non è sufficiente, andiamo a metterne di più, invece dove il materiale non è necessario andiamo a rimuoverlo. Questo cosa vuol dire? Che nel complesso abbiamo una maggiore rigidezza senza inficiare sul peso. Quindi il processo logico è: partiamo dalla forma originale, che quindi nel nostro caso abbiamo importato, ma magari è un progetto precedente. Definiamo il design space, ovvero il massimo ingombro, e andiamo a ottimizzarla, riducendo il peso e aumentando la resistenza, a seconda di quello che ci serve. Poi nel dettaglio, io sono uno stagista, quindi è due o tre mesi che ho lavorato su questo progetto partendo praticamente da zero e una delle funzionalità principali è il fatto anche che è facile da usare, poiché in questo diciamo menu basta seguire tutti i passaggi e andiamo a realizzare la nostra forma ottimizzata. Quindi prima di tutto andiamo a fare una mesh che è la base degli elementi finiti, quindi dell'analisi FEM. E quindi andiamo a definire anche le regioni che non verranno toccate dall'ottimizzazione. Andiamo poi a definire le condizioni al contorno, intese come carichi e vincoli. Andiamo a fare una prima validazione agli elementi finiti. Impostiamo i target della nostra ottimizzazione, quindi ad esempio una riduzione del 50% della massa. Impostiamo i vincoli di progetto, che possono essere sia vincoli di forma che vincoli ad esempio di sforzo massimo, ma anche vincoli di manufacturing, ad esempio
possiamo realizzare questa parte in additive manufacturing, quindi avremo pressoché nessun limite sulla forma, oppure possiamo realizzare questa parte per stampaggio e quindi avrò dei vincoli per dire non voglio i sottosquadri, e questo è possibile sempre farlo. Andiamo dunque a generare la forma e a fare un'ulteriore validazione agli elementi finiti per validarla. Una volta che abbiamo generato una prima forma, poi cosa succede? Magari ci interessa cambiare alcuni parametri e quindi, senza dover rifare tutto il percorso, si va a modificare solo il parametro e si va a creare delle versioni alternative. E poi è possibile confrontarle in maniera molto intuitiva, perché nella stessa schermata è presente sia la parte CAD, quindi visualizzare che parte si sta vedendo, tutti gli input che abbiamo inserito, quindi ad esempio le forze, ma anche gli obiettivi. E poi, come ultima cosa, tutti gli output, quindi ad esempio la massa, gli sforzi interni, e poi il sistema in automatico, dopo che abbiamo definito le priorità di ciascun output, ci calcola la forma migliore. Quindi poi, siccome le forme generalmente sono anche abbastanza grezze, quelle che escono dall'ottimizzazione, sempre nella stessa applicazione c'è un tool di shape refining che quindi permette di rimodellare le superfici per renderle anche esteticamente più belle. Come vi ho detto prima, poi la logica è quella di avere integrata sia la parte CAD che la simulazione degli elementi finiti, quindi come vi ho fatto vedere Mauro prima, la logica della early validation, quindi andare a vedere subito se una forma è consistente, invece che portarla avanti fino alla fine e poi accorgersi alla fine che non andava bene. Adesso vi faccio vedere un video su quello che abbiamo realizzato. E praticamente l'ottimizzazione dello stinco del robot. Quindi siamo partiti dal design space, che è la forma piena. Andiamo a selezionarla e vediamo che è possibile definire la mesh, quindi la suddivisione in elementi finiti. E andiamo a selezionare anche le regioni che non verranno toccate dall'ottimizzazione. A questo punto inseriamo i vincoli e i carichi, ad esempio una forza verticale ma anche un momento. E la cosa importante è che possiamo anche creare delle condizioni di uno scenario di carico, quindi considerare una forza oppure solo un'altra oppure la combinazione di più forze, e il sistema fa dei calcoli indipendenti per ciascuno scenario. A questo punto poi abbiamo inserito anche un vincolo di un incastro e qua inseriamo anche una connessione rigida che va a simulare la presenza degli attuatori, quindi i motorini nel ginocchio. Andiamo a fare un'analisi preliminare per capire se i dati che abbiamo inserito sono consistenti. Impostiamo il target, ad esempio il 40% della massa e un vincolo di sforzo massimo. Quindi sicuramente la forma che verrà generata non avrà uno sforzo superiore a quello che impongo adesso. Impongo anche un vincolo di simmetria e faccio partire il calcolo. Quindi sostanzialmente a ciascun elemento viene assegnata una priorità, a seconda ovviamente del contesto che ho dato, tra 0 e 1, dove 0 è un elemento pressoché inutile, mentre 1 è un elemento fondamentale all'analisi. E a questo punto il sistema, una volta selezionato il limite, ritiene tutti gli elementi con importanza maggiore e scarta gli elementi con importanza minore. A questo punto facciamo una validazione FEM, che è importante perché la forma è diversa rispetto alla validazione iniziale. A questo punto la prima variante è pronta. E cosa facciamo? Creiamo una copia per fare una seconda variante, quindi senza dover rifare tutto il processo da capo, spegniamo le modifiche che abbiamo fatto e in questo caso andiamo a togliere il vincolo di simmetria. Quindi adesso ripartirà il calcolo e vediamo che la forma sarà diversa. Quindi come potete notare la forma è diversa ed è possibile scalare il limite degli elementi utili e inutili. Quindi a seconda di se vogliamo una forma più o meno conservativa possiamo scegliere in diretta e vedere come il sistema reagisce. Facciamo un'ulteriore validazione molto importante perché ogni forma diversa comporta una mesh diversa. A questo punto facciamo una terza variante dove cambiamo l'obiettivo, quindi andiamo a mettere una riduzione ulteriore di massa, invece che il 40% puntiamo al 25%,
vediamo che la forma che viene a generarsi è diversa rispetto a quella precedente, quindi non è vero che basta solo spostare per ridurre la massa, è completamente diverso l'approccio. Quindi adesso abbiamo tre varianti e vogliamo capire quale delle tre è la migliore per il nostro caso. Quindi andiamo a fare uno studio di comparazione, ovviamente sempre fare la validazione è importante perché sono forme appunto diverse e ci permette di capire anche qual è lo sforzo in gioco. Quindi andiamo a fare lo studio di trade-off tra le varie tre parti. Quindi abbiamo in alto la parte calda, sempre nella stessa schermata. E quindi in questo caso è molto importante capire anche l'estetica della forma. Qui ci sono gli input, quindi supponiamo di avere anche molte forme, ricordarsi che cosa ho messo in ogni forma è importante, e questi invece sono i KPI, quindi ogni parametro può essere data una diversa priorità, può essere scelto il valore massimo, il valore minimo, mettere una soglia, e poi il sistema calcola in automatico quale delle tre forme è la migliore. Ovviamente poi ci deve anche piacere. E quindi a questo punto cosa facciamo? Con un tool di shape refining andiamo a ricostruire le superfici. Quindi ci vuole un po' di manualità e vedete che è possibile ricostruire la forma non necessariamente ovviamente basandosi sulla forma ottimizzata data dal sistema, però comunque andando a cambiare leggermente le superfici. Quindi questo ovviamente è stato fatto per tutte le parti cave presenti nel pezzo e questo è il risultato finale. Quindi abbiamo una forma che sia funzionale che diciamo anche estetica, poi tutto relativo. Andiamo a fare un'ulteriore analisi FEM, importante perché abbiamo cambiato ancora una volta la forma. Possiamo vedere non solo lo sforzo ma anche ad esempio lo spostamento oppure le deformazioni. Adesso qui ci sono alcuni elementi di visualizzazione, ad esempio gli sforzi che sono presenti all'interno, quindi ci può interessare anche capire dov'è lo sforzo massimo in questo pezzo, quindi capire quale parte potrebbe rompersi prima. E quindi praticamente ovviamente il mondo della simulazione è anche molto più complesso di così. Adesso andiamo a vedere infine gli ultimi KPI che abbiamo della parte ottimizzata e ridefinita, quindi ad esempio controllare che la massa sia sotto il nostro obiettivo che ci siamo posti inizialmente, e la forma è finita, quindi questo use case finisce qui. Adesso vi faccio vedere un video che magari è anche più interessante e più carino rispetto a quello che ho fatto io in prima persona. In breve, quali sono i vantaggi dell'ottimizzazione topologica? È la riduzione di peso e l'aumento di resistenza. Ovviamente questa riduzione di peso e questo aumento di resistenza vengono, diciamo, massimizzati se poi questa parte va a prodursi tramite additive manufacturing. Ovviamente questo è possibile, la logica dell'ottimizzazione topologica, ad esempio, sta dentro anche nelle travi a traliccio oppure nella trave a sezione WT. Ovviamente ho dei vincoli di manufacturing e quindi cosa vado a fare? Riduco non troppo il materiale, quindi diciamo che si spinge a livello massimo con l'additive manufacturing. Adesso vi faccio vedere un video dove è presente sia la parte rendering che la parte di ottimizzazione. Non voglio annoiarvi. Una descrizione. I'm going to go to the next one.
la logica, come avrete capito, è quella di portare le performance sempre a livello maggiore. Quindi ovviamente noi abbiamo fatto l'esempio del robot, ma è sempre da applicare alla logica industriale. Adesso lascio la parola al mio collega Damiano, che vi farà vedere quello che ha fatto lui riguardo la parte di process plan e asset.